mi ha detto te, l'asticella si alza perché lo sarà così sempre con una differenza che è quella che dicevo la settimana scorsa. Magari ora ho avuto un po' più di tempo a disposizione in questa settimana per lavorare con i ragazzi, sia sul campo che anche sotto l'aspetto mentale, che questa non è una cosa da poco, ma questo poi non vorrà dire avere la certezza di riuscire a ripetere la prestazione di Pesaro o magari anche di migliorarla. Ci vorrà sempre quel qualcosa in più che parte da loro. Io sono contento di come hanno vissuto e lavorato in questa settimana. E devo dire che, come ho detto nel post-gara di Pesaro, sotto l'aspetto fisico, la squadra è una squadra che comunque si vede che ha lavorato, è una squadra che ha una buona condizione fisica, che questo non è una cosa da poco. Quindi abbiamo cercato di andare a lavorare per quanto riguarda l'aspetto anche atletico e fisico con quelle che sono un po' le esigenze mie, le esigenze di quello che vorremmo arrivare a fare nel futuro. Quindi chiaramente qualcosina si cambia, ma poi sotto questo punto di vista sono stato contento della loro disponibilità e anche della voglia di vivere l'allenamento col giusto entusiasmo. Mister, buongiorno, ben rivisto. Le chiedo, avversario che arriva sulle ali dell'entusiasmo dopo un risultato importante, voi dall'altra parte, o perlomeno lei dall'altra parte, fa la sua prima apparizione tra le mura amiche. Quanto può contare il fattore psicologico che in determinate situazioni, con una partita equilibrata, ovviamente può cambiare il risultato finale? Se possiamo aspettarci delle novità più che tattiche legate agli individui, agli uomini, ai calciatori. Ma è chiaro che la partita sarà una partita difficile, il fatto di arrivare a giocare la mia prima gara davanti al nostro pubblico in casa nostra, dopo una prestazione comunque soddisfacente, mi lascia ben sperare. Ovvio è che non sarà semplice, io so che i ragazzi hanno lavorato e hanno la voglia per far sì che ne venga fuori una partita importante. Il risultato, poi lo sapete meglio di me, è figlio di tantissime cose, quindi di chiacchiere se ne possono fare tante, di cose se ne possono dire tante. La verità è che adesso, in questa settimana, ripeto, abbiamo cercato di lavorare su delle situazioni che si potrebbero riproporre in partita, non solo lunedì, ma anche in futuro.